Motore termico, motore elettrico o ibrido? È questa la domanda che in tanti si stanno facendo negli ultimi tempi. Beh, oggi noi daremo spazio alla terza opzione, perché parleremo di Suzuki Swift Hybrid. Per la verità la tecnologia ibrida della casa di Hamamatsu già la conosciamo perché l'abbiamo vista su Suzuki Baleno e poi qualche mese fa abbiamo testato assieme la Ignis. Oggi però il focus è sulla piccola Swift. Per la verità non è un'auto nuovissima, però partiamo comunque da un paragone con il modello che l'ha preceduta, con il quale questa vettura condivide poco o niente. Infatti la nuova Swift si fa più corta, più bassa, più larga e anche più leggera. Una specie di piccolo go-kart, e l'impressione che ci dà, che sarà poi confermata, è quella di una grande maneggevolezza nella guida. Montanti neri e poi paraurti decisamente muscolosi che le danno un look molto molto più sportivo rispetto alla vettura che l'ha preceduta. E poi di serie abbiamo anche cerchi in lega da 16 pollici bicolor e fari full LED. Anche il bagagliaio cambia perché la sua capacità di carico aumenta arrivando a 265 litri, chiaramente non un bagagliaio enorme, ma sicuramente adatto per un'auto di queste misure. Anche gli interni si fanno più sportivi a partire dal volante e poi quadro strumenti e varie rifiniture satinate che abbelliscono appunto la zona del cruscotto. Molto bella la strumentazione, un pochino più basilare invece la zona delle portiere e del freno a mano. Abbiamo poi al centro della plancia uno schermo touch da 7 pollici che integra ovviamente navigatore, telecamera posteriore e anche il sistema MyDrive che oltre a darci informazioni generiche sulla vettura e sulla nostra condotta di guida ci dà informazioni anche sul funzionamento del sistema ibrido. Tra le tecnologie di assistenza alla guida invece citiamo il cruise control adattivo e poi i sistemi attento frena, resta sveglio, guida dritto, solo appunto per citarne alcuni, volutamente in italiano. Siamo alla guida di una Suzuki Swift nella versione 1000 Booster Jet, un 3 cilindri a iniezione diretta, in questo caso con due ruote motrici e cambio manuale a 5 rapporti. La gamma propone poi anche un motore 1200 dual jet e la scelta delle 4 ruote motrici all grip e di un cambio automatico a 6 rapporti. La guida è molto fluida, a tratti forse quasi troppo morbida, ma comunque molto divertente. Ma veniamo alla parte più interessante, ovvero il funzionamento del sistema ibrido Suzuki. L'hybrid Suzuki si basa su un integrated starter generator, ovvero un generatore che integra 3 funzioni: motore elettrico, alternatore e motorino di avviamento. Ma come funziona questo ISG? Semplicemente l'ISG fornisce maggiore potenza in fase di spunto, di accelerazione, una potenza che deriva dall'energia ricavata in fase di frenata. Questa energia si accumula in una batteria agli ioni di litio da 12 volt alloggiata sotto il sedile del conducente. Una batteria, tra le altre cose, che pesa solo 6,2 kg. Il sistema ibrido Suzuki non necessita di alcun intervento da parte del conducente. Infatti interviene solo in caso di bisogno. In particolare assiste il motore termico in fase di accelerazione, di spunto, dando quindi una maggiore resa e minori consumi di carburante. A questo proposito la casa di Hamamatsu dichiara un consumo in ciclo misto di circa 4,3 litri ogni 100 km, dato assolutamente veritiero. Insomma, piccola, leggera, con poche emissioni e anche con un prezzo accessibile che parte da 18.890 euro. Accessibile come tutta la gamma ibrida Suzuki, perché questi modelli hanno un prezzo di sole 1.000 euro in più rispetto ai modelli tradizionali, senza contare poi tutti i vantaggi, soprattutto a livello di tassazione, di cui godono oggi le vetture ibride.